I valori che ci hanno unito sono principalmente la passione e la voglia di cercare nuove soluzioni a livello di design, ma soprattutto a livello anche di forme e sensazioni. Le sinergie che riusciamo a mettere insieme tra queste due aziende sicuramente è riuscire a portare l'asticella ancora un pochettino più in alto, cercando di trovare delle soluzioni che fino a ieri potevano sembrare impossibili per applicazioni come l'aspirazione domestica di Elica e anche per Crystal Plant, che sicuramente non avrebbe mai pensato di essere così pervasiva in un settore così importante. I segni più tangibili del cambiamento nel settore delle cappe si dividono in due filoni. Uno è quello del design, sicuramente qui Crystal Plant sta giocando un ruolo importante, e un altro è sicuramente quello della tecnologia. Oggi i nostri prodotti, i prodotti di Elica, sono completamente diversi e la tecnologia che noi usiamo all'interno di questi prodotti ci permette di essere leader non solamente in Italia, ma un po' in giro per il mondo. In questo contest noi abbiamo cercato di capire quello che c'è in giro per il mondo e per l'Italia in modo particolare tra i partecipanti di questo contest. Cercare di replicare lo stile Elica onestamente non era proprio quello che noi cercavamo esattamente il contrario, noi cercavamo di trovare qualcuno che non avesse il nostro stile e che non interpretasse i nostri valori, ma qualcuno che venisse da fuori e ci portasse una ventata di novità. Penso che chi ha vinto questo contest è riuscito a interpretare questa visione.